sovrintendente onorario dell'archivio storico di Castellammare di Stabia, ma è un profondo conoscitore della nostra città. Professore D'Angelo, perché Grotta San Biagio è chiusa da 3 secoli? Questa è una bella domanda. È chiusa da 3 secoli, prima perché era una chiesa, no? Questo è evidente. Molti non lo sanno, comunque era una chiesa. Questa chiesa poi fu sconsacrata nel 600, perché poiché stava fuori dalla cinta muraria della città, era soggetta a saccheggi, a riti satanici e varie cose. Allora il vescovo dell'epoca la sconsacrò e la chiuse praticamente. E questa grotta poi è scomparsa proprio dalla memoria degli stabiesi, cioè nessuno ne sa, cioè il nome Grotta San Biagio, però nessuno sapeva cosa fosse e cosa vi fosse dentro. Oggi è pressoché inaccessibile. Sì, stiamo ancora al 1600 in effetti, fermi, però qualche studioso è riuscito ad entrare in questa Grotta San Biagio e fotografarla. Infatti stasera vi farò vedere queste immagini bellissime di questi affreschi eccezionali a distanza di moltissimi secoli. E quindi qualche studioso è riuscito ad entrare, studiosi anche a livello internazionale, anche tedeschi, inglesi, italiani, e hanno scritto molto su Grotta San Biagio, che poi il vero nome non è Grotta San Biagio, ma è un ipogeo, cioè una chiesa sotterranea dedicata ai santi Giasone e Mauro. Cosa fare per riaprirla, se è possibile riaprirla? Bisognerebbe renderla agibile. La Grotta di San Biagio fino a un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, per la verità era agibile. Sembra incredibile, era agibile ma era chiusa. Se non che furono fatte dalla sovrintendenza dei monumenti, perché dipende dall'arte, quella è arte medievale, non è archeologia. Quindi la sovrintendenza non è quella archeologica di Pompei, ma è quella di Napoli. Furono fatti dei saggi, perché c'era la teoria che potesse essere stato un cimitero cristiano, un'area cristianorum, e iniziarono a scavare e effettivamente vennero fuori addirittura 3-4 livelli di tombe, quindi un cemeterium veramente importante. Però hanno scavato anche a centro la navata centrale, quindi adesso la navata centrale sono tutte tombe, quindi non è possibile entrare, camminare, perché ci sono le tavole di ponte. Se uno cade e si fa male, la sovrintendenza non si può pigliare la responsabilità. La sovrintendenza ha un decreto di occupazione di urgenza di 50 anni fa e continua con quello.